Amici, oggi vi mostro come ordinare, piuttosto che le colonne, come ordinare le righe in Excel. Questo video nasce da una richiesta che mi ha fatto un utente che spero gradisca il tipo di feedback che sto per dargli, quindi una demo live con un Excel. Come vedete, qui ho 5 valori in una riga. Che non sono ordinati, quindi 12,3, 12,2, 12,6 sono volutamente in ordine sparso. Obiettivo è riuscire ad ordinarli sempre su una riga fatta in questo modo. Cosa, diciamo, premessa: Excel, come sapete, non dà modo di ordinare righe. A differenza di quello che fa per le colonne riusciamo a farlo. Banalmente, se prendiamo i valori e li mettiamo in colonna con queste due freccette le ordiniamo in un secondo, con le righe non è possibile. Quindi la soluzione in questo caso consiste nel prendere la riga, quindi selezionare la riga di nostro interesse, copiarla, quindi CTRL-C piuttosto che destro, copia, vabbè, la mettiamo in colonna, quindi andiamo da un'altra parte del foglio o in un altro foglio, per esempio, per evitare di sporcare un foglio che può essere pieno di altri dati. Dunque la mettiamo in un foglio a parte, clic col destro. E tra le opzioni di incolla dobbiamo fare la trasposta della riga, quindi mettere i valori in colonna. Vedete, c'è questa iconcina qui, con la freccetta fatta in questo modo. Così facendo, riportando quindi i valori in colonna, possiamo sfruttare le funzionalità standard di Excel per ordinarla dal più grande o dal più piccolo, in base a come vogliamo. E dopo averli ordinati, ad esempio in senso crescente, come in questo caso, riselezioniamo questi valori. Quindi destro, copia, così ve lo faccio vedere per benino. Andiamo sul nostro foglio di interesse, premiamo sulla prima riga, sulla prima cella della riga, e facciamo la stessa operazione di prima, quindi incolliamo ma la trasposta, passando dunque da colonna a riga. Questo è il risultato, quindi la riga precedente, che con il CTRL-Z vi faccio vedere, che era in ordine sparso, facendo l'incolla con la trasposizione, quindi tasto destro e questo simbolo qui, vediamo che risulta a valle dell'incolla, ordinata in senso crescente. Stesso discorso in senso decrescente, quindi sarebbe bastato prendere i valori dalla colonna, ordinarli in senso decrescente, ricopiarli, CTRL-C, andare sulla nostra riga, destro, incolla, tra le opzioni scegliere la trasposizione. Quindi, in questo caso, la riga è ordinata dal più grande al più piccolo. Facile e chiaro, se non si conosce la funzionalità di incolla con la trasposizione, effettivamente capisco l'utente che mi ha fatto richiesta, può essere rognoso dover ordinare una riga. Spero di esservi stato utile. Se avete dubbi o altro, scrivetemi nei commenti. O altre richieste pure, perché mi piace farle. Scrivetemi nei commenti e mi piace darvi ascolto, insomma. Scrivetemi nei commenti e cercherò di rispondervi o di creare dei piccoli tutorial come avete appena visto. Ciao a tutti!